Mi sono rotto le palle. 15 edizioni e mai una volta in finale. Ma quest'anno noi saremo i vincitori del Nonantola Film Festival 2022. Ragazzi, cast stellare. Walter Reggiani. Walter Reggiani si definisce il Brad Pitt della bassa padana. Recita in film drammatici, epici, comici, ritmici, basta che sia sempre in primo piano e predilige ruoli ambigui. Quello che ha scaffeggiato il presidente di giuria del Festival di Locarno perché non gli ha dato nemmeno una menzione. Sì, è un tipo di attore che... Sì, è un tipo di stronzo. Come sceneggiatore abbiamo Maverick. Top Gun. No, Maverick è mio cugino. Mirko? Sì, ma sta facendo un corso in DAD di intelligenza artificiale. Sta analizzando i corti vincitori delle ultime 15 edizioni del Nonantola, con tutte le motivazioni della giuria. Ecco, perfetto. Aggiungi un po' di Pasolini? No, così è troppo, un po' meno. Meno? Ecco, metti una vecchietta che parla il dialetto. Due foto in bianco e nero con frasi fuori campo. Dai, così. Fine, titoli di coda, nero, è fatta. Stampa. È perfetta. Questo è il momento prima che tutto accada. A Nonantola! Nonantola? Perché Nonantola? Una scena da girare obbligatoriamente a Nonantola. Ah, ma no, maestro. È dal 2020 che non è più obbligatorio girare a Nonantola. E l'anno scorso ha vinto una troupe siciliana. Porca put... Tata, buongiorno. Bruno, dove sei? No, sono qui. Sai, oggi giriamo in interni. Io arrivo più tardi, verso sera. Tu intanto magari fai un giretto. Un giretto? Non mi lasciare sola, sai? Bruno? Bruno? Bene ragazzi, al lavoro. È morto un signore. Stop! Gigio, il microfono! Si vede il microfono! Da capo! È morto un signore. Stop! Di chi è? Chi è che non ha messo la modalità aereo nel telefono? È morto il più ricco del Camposanto! Stop! Memoria, è finita la memoria. E stop! Ragazzi, questa era ottima! Ottima! Sì! E adesso ce la riguardiamo anche un attimo. Ma porca pu... ragazzi, credo di aver spento la telecamera all'ultima azione, è rimasta. Dai su che andava bene, la rifacciamo subito e non è successo niente, dai, in posizione, motore, ciak, e azione. Che altro succede? Maestro, è che abbiamo finito i 4 minuti. Anche i 10 secondi extra. Sì, anche quelli. Boh, lasciamolo così. In 4 minuti abbiamo il respiro di una narrazione complessa. Un anno ci hanno anche vinto un festival con una roba così. E voilà!